Bonjour, a tous les mots. Facciamo i criminali. Incalliti, vai. No, come fa Salmo? Oddio, quant'è brutta quella canzone. Quella si è vista stamani, come fa? Perdonami. L'unica cosa di bello che c'è in quel video è la maschera. È l'unica cosa che c'è di bello. È veramente, cioè, ragazzi, non potete guardare queste cose. Cioè, vabbè. Comunque, sto cercando di fare l'ultimo vlogmas, perché poi arriva il Natale e perché poi quelli che abbiamo fatto fino ad ora, un vlog però per Natale, quindi è un vlogmas. E quindi dobbiamo fare, facciamo l'ultimo, così poi lo monto, lo carico e chi si è visto si è visto. Stavo guardando un po' di un video di Infinito, che stamattina mi sono truccata proprio così, cioè. E la cosa, allora, a parte che mi sto dando l'autoabbronzante e non mi tinge, cioè sì, mi tinge addosso, ma comunque vediamo se riesco a farvelo vedere. Siete in cazzo. Comunque sì, addosso un po' mi tinge, però niente, dai, sono cadavere. E io brutta bianca così non mi posso vedere. Sì, mi sa faccia un par di lampade. E quindi stamani mi sono truccata la meno meglio. E se non scurisco il mio viso, queste cazzo di ciglia sembrano nere. Vabbè, tanto c'ho da farmi il colore nero già. Stamani ci si doveva fare i capelli, ma non c'è stato verso. Non ce la farò mai. Reagiamo un po' tutto. E quindi niente, ci vedete sempre in questa cazzo di scala mobile. Perché tutte le volte a quest'ora dobbiamo salirsi. Andiamo a fare la spesa. Andiamo a comprare sigarette. Quasi. No, c'è un babbo, aspetta. Stasera andava, si passava anche da Chico. Questo illuminante che mi direte e vi piacerà sicuramente. Non è un illuminante, ma è l'ombretto della pupa, quello lì splashato. E poi sulle labbra c'è la nabla. Amo, di qualcosa. Niente, amore, che devo dire? Non dici mai niente, parlo sempre solo io a macchinetta. Parlavi dei trucchi, che cazzo ne so io. Ora veniamo. La nabla o mi è garbato tanto, ad esempio. Cioè. Ciao, make up di vedere. Oh, fashion. Vedi, ora un po' la luce si vede. Il colore, vediamo se riesco a far vedere. Oddio. No, vabbè. Così sembro bianchissima. Però non so così bianca. Vabbè. Comunque. E niente. Ho trovato la. Che fai, amore? Oh, che cos'è? Allora, Kim. È morto? Join è morto, sì. This is questo è dedicato a una bella persona che è passata a miglior vita il 18 yeah. dicembre. Rest in peace, Angel. Questo è dedicato a. Se qualcuno. C'è anche in italiano. Kim è qui, ci ha abbandonato il 18 dicembre. Del 90. Cioè, questa era una creatura. Cioè, una creatura del 90. Io sono dell'85, aveva 25 anni, quindi. E cos'è successo, se qualcuno di voi, perché sembra un gruppo di cantanti, che sembra? Belline, ragazzi. Gli hanno fatto pure il cosino. Mi informerò. Comunque è freddo, cazzo. Io mi sono messa questa e basta pensando mi coprisse. Ma. E niente, vabbò. E io vedi perché non mi faccio i vlog, ma so perché fanno due palle i miei vlog. Cioè, sempre tutti uguali. Cioè, sempre la stessa strada, sempre le stesse cose. Allora, andiamo, vai. Ah, mi sono messa questo qui che è della Melissa. Cammino al contrario. Me lo sono messo ieri, però quando è inverno ci stanno bene il rosso, gli stregoi. Ci stanno bene i colori scuri, i colori chiari no. Guarda che bel canino. Molto bello. Ci siamo avvicinati per salutare il cane. No, lo sai, se incazza. Il babbo è invecchiato, ma è una rottura. Se ci siamo avvicinati per salutarlo, manca poco ci mangia. Ma perché ci ha visto col cappuccio, i cani quando c'ha il cappuccio si impauriscano. Va bene, dai. Mo c'è la luce degli occhi, quindi ciao, vi salutiamo anche perché è freddo. Devo dare una super notizia, cioè c'è Pascal, sta benissimo, il piccione mangia di brutto, sta la bottega dal mio babbo, ora oggi mi sa che viene a prenderlo quel signore che c'ha un sacco di posto. Ecco, è già venuto, quello che prende tutti gli animali che troviamo. Mangiava proprio di gusto. Papà pizza.
stava proprio bene, stava. E poi quando crescerà gli si dà la via come tutti. L'altra sera ho visto un video su YouTube di queste persone che hanno sangue sulle mani degli animali, che non mangiano animali, no? C'era questa manifestazione. E questa in casa c'aveva due piccioni e un cane a giro sparsi per casa. Un piccione senza un'ala, perché sotto l'avevano un vestito, sotto casa, e quindi lo teneva in casa quel cosino per bere, no? Perché se lo dovete, se non lo sapete, i piccioni sono monogami, cioè stanno con lo stesso piccione tutta la vita, e come pappagalli, mi sembra. E insomma, niente, praticamente quell'altro invece non so che cosa aveva, non volava, no? E questo a giro per casa tutti si dice, questo qui delle Iene gli fa quello strullo, no? Quello che fa sempre, va sempre a fare servizi scemi. Ma lei pensa che questi piccioni stiano bene in casa? E lei gli fa, ma penso di sì, sicuramente sì. Ma, cioè, allora, il piccione senza nala ce può sta. Ma i piccioni sono fatti per sta a giro, ragazzi, mica per sta in casa, dai, cioè. Voglio vedere chi è questo. Guardate chi è quel ragazzo che è morto. A parte vi ho inquadrato il muro tutto il tempo. Praticamente è una star del pop coreana, che si è 27 anni che si è suicidato. Ma proprio vero, ragazzi, più c'hai. Cosa? Quello lì che fece Black Mountain, quel figo assurdo che ha fatto anche Amore più Inferno, no, Paradiso Inferno. Anche lui si è suicidato. Pasticconi e là. Ma che te devo dire? Comunque, questo è il coso, è anche bellino. Ora, oggi mi voglio fare qualcosa. Ah, la ragazza che ci doveva fare il tatuaggio ci ha fatto i disegni. A lui piacciono. Ci dobbiamo fare una bomba di quelle che... Fatto una maschio e una femmina. Lui si fa la femmina e mi faccio il maschio. E... Però... Non mi piacciono molto, sinceramente. Gli ha fatto troppo il viso. Cioè, io volevo una cosa un po' più stilizzata. E lei l'ha fatto un po' troppo. Ora vediamo, comunque. Tanto domani... però deve venire da noi e poi vediamo se riesco, faccio un vlog, ma non credo. Comunque tanto vi faccio vedere la foto, anzi vi faccio un sondaggio adesso su Instagram, così mi suggerite dove farlo. Allora, stiamo tornando a casa, a parte mi manca tantissimo guidare. Madonnina, stia peli, ho messo rossi stasera, mi devo fare la tinta perché sto impazzito con questo rosso. Vi volevo far vedere a parte mi devo cambiare pure questo perché è inguardabile, però ne ho persi talmente tanti che ci posso fare un mutuo. Vi volevo far vedere la borsina che vi dicevo l'altra volta, ed è questa, molto molto caruccia, ed è, vedete, rosa antico glitteroso, tipo la borsa da palestra, perché a me non mi c'entra più roba. Poi non so, ma mi sa che ve l'ho già fatto vedere ieri sera, ho andato borsello. E poi ve lo fa vedere il libro che ho comprato l'altro giorno, Mori con me. Questo è per Luca, grande Luca, che legge una miriade di libri. Io ho cominciato a leggere, lo so già un pezzo là, devo dire. Prima leggevo un botto anch'io, ora non leggo un cavolo. Mori con me, praticamente dovrebbe essere un thriller di Karen Sander. Cioè, ma guardate st'ombretto cosa non è. Ora arriviamo, a parte che c'ho il naso, che non sarebbe nemmeno bruttissimo il mio naso, no? Proprio brutto brutto non sarebbe. Se riesco a farmi... Il naso alla greca, poi noi in casa tutti abbiamo il naso alla greca. Se riesco a farmi un po' di siringhe nella bocca prima di andare via... Nel culo va bene così, il culo per adesso. Quindi vediamo se riesco a gonfiare un po', non tantissimo, un po'. Però non credo, perché comunque, a meno che la mia nonnina per Natale non mi dia qualche soldino, ma la vedo bigia. Ugo, mio babbo stamani ha portato Ugo alla ricerca del cinghiale e ha detto che ha abbaiato, però non lo possiamo portare, non lo può portare a caccia perché Ugo è talmente piccolo che se lo magna il cinghiale, no babbo? Dai, lo sai, è pericoloso, quando c'avevi biga te l'ha morti. Ma io dirò, sono svelto come la polvere. E poi se stamani si aveva il ciuffile e gli si faceva il guinnerone. Questi materassi che vedete qua dietro, non è che siamo degli accattoni che andiamo in giro a cattare materassi, ma questa è la mia mamma, che ci vuole, le vuole cardare. Babbo, cosa vorrebbe dire? Ancora io non l'ho capito. Cardà. Le vuole cardà, vabbè. Vediamo, Nabla c'è ancora, ma non ce n'è tantissimo. Vediamo se c'ho qualcosa da... Ah,
il mio amore mi ha regalato un mascara che secondo me è una figata perché è parente allora di un altro mascara che adesso però non trovo. Questo è il ciglia farfalla che lo devo mettere. Cavolo, nei prodotti finiti lo devo mettere. E vediamo, mi do il marroncino che è la mia fialetta. Allora questo qui l'ho preso, non so se vi ricordate, quando presi quei prodotti tutta un dollaro su Miscia. E sto favolosi sti cosi, raga. Sono matte, ce l'ho uno rosa e però si è sciolto perché tenendolo in borsa ho fatto un troiaio in questa astuccia col vedigo. E però è veramente bello, anzi ve lo faccio vedere. Eccolo, allora guardate quanto è figo. È veramente bello perché poi è bello il colore ed è matta bestia regge, fa un po' di patina, però per un dollaro, cioè, che ci si aspetta? Ora se non mi cambio sto orecchino mi si slabbra la bocca, però non ce l'ho un altro, cioè me l'aveva trovato il mio cugino ieri, me l'ha dato, il tempo che me l'ha dato l'ho perso, cioè non so se l'avevo in mano, non lo so, fatto sta che l'ho perso. Sono intusa, tutta intuta. E basta, non ho altre cazzate da dirvi. Questo è buono. Questo qua, il Colossal Glow Go Colossal. Questo non è male, eh. E niente, dai belle. Ve saluto. Ve salvato, salvato, te saluto. Va bene? My father è andato a prendere della roba alla coppa, così io passo dal caddy, naturalmente. Vi faccio vedere come sono vestita oggi. Non so se vedete qualcosa. E questa è la borsa. Tutte mi dite di questi occhiali. Questi occhiali, bimbe, l'ho presi, pagati anche 20 euro, quindi anche parecchio. L'ho presi da me, c'è il negozino di piercing, la Manu me le vende. Ce n'era un paio su quelli, quindi nemmeno da di. Allora, adesso entriamo dentro il caddy. Vi voglio far vedere un po' di roba. Non so se però potrò registrare dentro, penso di sì. Entriamo. Allora, ho trovato un po' di cose interessanti. Questo fondotinta qua, che è della Max Factor, me lo sono messo sulla mano, spacca il culo, soltanto costa 18,90 euro. Ho trovato la nuova collezione della Pupa, della Deborah, che se riesco vi metto la foto perché gli ho fatto la foto. Gli avevo chiesto se potevo fare il video, ma comunque mi avevano detto di sì, però ora mi va. Sto qui. E poi c'è l'illuminante bello. E poi vi volevo far vedere questo video della Pupa, però poi niente, mi ha chiamato il mio papà, quindi niente. Comunque questo fondo qui è veramente buono. Però cazzo, 18,90 euro. Vabbè, a dopo va. Mi sono scordata di dirvi che ci sono, sono usciti della Maybelline i lip metallizzati, quelli super metallizzati, cioè questi tre. Ora non vedete niente perché naturalmente non c'è luce. Allora, a parte che non è una posizione veramente comoda, vediamo. Ma che biasci? Sono la caramella. Belli. Allora, non amo il grigio, non è molto. La volete, ve la do, ce l'ho, eh. Il grigio non è molto acceso, invece il rosso e il doratino, questo qui l'ultimo, ah, mi sono cavata un occhio, porca puttana, è veramente molto bello e devo dire che li sto rivalutando. Non so, essendo tipo lip lover, voi ve le mettete, vi durano una balla come quell'altri, boh, siccome quello che mi hanno mandato alla collaborazione, che vi dissi avevano sbagliato, è un po' luccicoso, quasi quasi provo a darmelo perché comunque non sono abituata. E boh, se qualcuna di voi ce l'ha fatemelo sapere, perché lì potrei rivalutare davvero. Ah, quanto è bellino quando fa il codino così. E sto cercando, ora mi devo rasare i capelli, ma comunque faccio crescere e vediamo se oggi riusciamo a fare le punte. E giù 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 verrai, andiamo a piacerci la caramella. Allora lui mi astia. Poi ho poi questa, oh. Queste caramelle mi fanno morire. Sono buone ma mi fanno morire, oh. T'accecano.
Allora, ora lì non mi ricordo quello di... Ah! Ho visto un set di Narciso, che però c'è Narciso quello nero. E io quello nero non l'ho mai sentito. 77 euro e c'è Narciso da 50 ml. Bagnoschiuma e penso crema. Però a me piace quello bianco. Io non ho mai sentito neanche quello rosa. Vabbò! No, poi mi tocca cancellare tutto il video. Non bestemmiare e non dire parolacce troppo spinte vicino a una bestemmia. Poi il resto puoi dire quel che vuoi. Tubercolosi è una malattia, quindi va benissimo. Basta non aggiungere un soggetto. Sapete, in casa mia siamo molto scurrili. Vabbè, comunque, fatemi sapere se ce l'avete questi così, perché questo chiaro mi garba a bestia. Quindi ci farò un pensierotto. Vabbè, Ugo dorme, lo faccio vedere. Ma ehi, sì amore, parlo di te. Ma chi sta meglio di lui? Cioè tipo c'ha in macchina due materassi per fare la nanna. Cioè, comunque d'inverno sti colori non si possono tenere. Mi piace, ha le mani bianche tipo Casper. Questi colori latticini bianchi così chiari non vanno bene. Va bene, vi saluto perché tanto non ho più da dire. Non ho più cazzate da dire. Dico tante. Vi voglio far vedere Nala, è la canina dei vicini. Nala! Che l'hanno presa oramai comincia a avere 3 mesi. È una noccola esagerata ed è favolosa. Ecco Nala! Ciao amore! Ciao, fatti Nala vedere, fai la modella. Sì, diglielo, io sono la cagna più bella del mondo. Oddio Nala, ti sta creando la testa a morci. Allora è favolosa. Via, vada. Via. Carina là! Che c'è amore? E che c'è? E che c'è? Che fai? Ti blocchi? No, ti si vuole vedere correre noi. Via. Carina là, orri. Amore, amore. È troppo bella. Allora, a parte che è bellissima proprio esteticamente, è un incrocio tra un corso e non mi ricordo, forse un labrador. Non me lo ricordo, ma è veramente molto bella. E poi è d'un buoncitto, fa paura. Cioè da retta, è proprio bella. Allora, adesso andiamo a vedere se fosse arrivato qualcosa di posta. Qui c'è Ugo legato, ve lo vorrei far vedere. Allora vediamo, chi c'è? Ugo, ma cosa fai amore legato? Andiamo a vedere se la postina ci ha lasciato qualche regalino stamani. Sì, mi sa di sì. Mi sa che c'è un pacchetto. Parabonzi, bonzi, bo. Sì, penso proprio lo metto. Sì! Ah! Ah! Boh, gift, boh, non lo so. Perché naturalmente quando prendi la roba da eBay o così, a parte addirittura ho detto ieri mi è arrivato un pacco, non sapevo nemmeno che cos'era e chi me l'ha mandato. E che fai amore? Prendo il fucile. Ah, ok. Ora, è un paio di giorni là con questo fucile, che ammazzi. Va bene, dai, lo apriamo insieme il pacco e vediamo che cos'è. Cos'è? Allora, ho già capito cos'è, potrei morire. Siete pronte? Che fai, Leda? Allora, siete pronte? Sì, eh? Guardate cos'è, l'ho visto dal titolo. Magari c'è, ora lei fa... È così, però. Ha 92 anni. Pippo, come va? La sapevo, era lui! Guardate. Insomma, è freddino! Allora,
Le faccio vedere la meraviglia delle meraviglie. Eda! Se riesco magari ad aprirlo. Che manina è vero che ha. Lo senti? So fucking gold. Allora, a parte che non sbaglio l'uccia, sì. Naturalmente è un fake. Avete, io non ce l'ho. Vediamo, ma no, ho già visto che non sbrilla l'uccia. Sì, quello lo voleva, sì, quello lo voleva. Perché c'è... No. Ho già visto che non sbirluccia, chiaramente. Sì, vabbè, insomma. Non lo so, sono questi questi prodotti che non mi era mai capitato, perché prima io prendevo... Vedete, hanno... Cioè, non è che sono illuminanti a bestia. Cioè, l'hanno... Lo fanno dopo l'illuminanza. L'illuminanza. Però doveva essere... Innanzitutto l'avevo preso... quello violetto, sono insomma $3, quindi niente, niente. No, non ci aspettiamo miracoli, ecco, però ok, tanto mi devo fare un regalo di Natale, quindi, però vedi, un po' di sbirluccio lo fa, quasi quasi ora provo anche quelli dell'Anastasia sul mio amore e vediamo, perché hanno la stessa identica consistenza a differenza di quelli della Huda, sempre il fake, che invece sono più belli e più buoni. Noi adesso mangiamo. Ciao. Allora, ho finito adesso di lavare tutti i cocci. Ho fatto tipo naturalmente la cenerentola della situazione, povera Kami, che figurarsi, lo facevo a casa mia. A casa mia era una pacchia, no? Io pulivo se c'avevo voglia, altrimenti pulivo il giorno dopo, i cocci li lasciavo lì. Qui no. Qui se la mia mamma trova i cocci nell'acquaio, gli viene una crisi nervosa e quindi niente, le devo fare. E poi il genio, perché mia mamma è un genio, ha messo l'olio che si deve buttare via nel coso della candeggina e noi abbiamo l'acquaio bianco, quindi dopo che ho pulito ci devo mettere la candeggina per far sì che si sbianchi, lasciamo verde, vabbè. Ora se riesco vi faccio vedere i gatti di quella davanti. Aspettate. E ciao patatoni belli. Micione. Miau, miau. Allora sono un maschio e una femmina. La femmina ha un occhino cieco, che è quella dentro il vaso, mentre l'altro è il maschietto. Tutti e due adottati, perché loro amano i gatti, no? Allora, niente, vi volevo finire sto vlog perché tanto... Sono tipo le 4 e adesso, a parte ci vedo una minchia, adesso io aspetto un attimo, madonna mia, aspetto un attimo, e poi cosa faccio? Mi strucco quel poco che ho e poi mi faccio una maschera. E mi rilasso, guarderò di farmi i capelli, ma non credo che ce la facciamo, perché tanto oramai questi capelli ci ho perso speranze. Sulle labbra sto testando, ci ho trovato questo un po' più piccolo perché l'altro mi stava macinando la bocca. Sto testando, madonna, oh via, su Camilla. Allora. Qui potete capire dell'ammasso di casino che c'è. Allora, vediamo. Ce la posso fare? Che dite? Io penso di sì. Ecco, forse ora ce la facciamo. Vediamo. Sto testando tutti i lip della collaborazione con Tosal. Ora ce la tiro, scusate. Ho dovuto prendere un assistente sociale per sistemare tutta l'ambaradan che c'è qui fuori. Uno si vuole mettere semplicemente a sedere a fumarsi una sigaretta in pace e invece no, chiaramente, perché c'è tutti i fronzoli attaccati, perché c'è mille cose per terra. La sigaretta è finita, non me la so goduta, non ci tiro un moccolo perché ce ne ho già tirati 3 o 4. E alla faccia di chi mi vuole male, ora ne accendo un'altra, visto che adesso ho chiuso tutto. Allora, ce la posso fare. Questo che vedete sulle labbra non è altro che il rosso del set a 3 lip che avete visto nel video,
che vi lascio qua. Oramai ho imparato a mettere video nel cosino, cioè sono troppo forte. Ed è il video in collaborazione con Tosal, una cosa del genere. E che c'è il grigio, il viola e il rosso. Questo naturalmente ci sta perché non c'è al dietro, però era forse quello che però mi tirava giù meno il labbro. E lo sto testando, come colori devo dire sono molto molto belli. Forse il grigio è quello un po'... No, il grigio, scusate, il rosa e il violetto, insomma, è quello che tende un po' di più a sbiadire, però non ha... Cioè, io non capisco che cosa c'è che mi fa ombra. No, visto che andava una cosa perfetta, no? E, è quello che tende un attimo ad avere un mo', una colorazione un po' più leggera. Non lo so, insomma, quando lo stendi si stende un po' peggio, quello sì, però vabbè, quell'altro marrone è fenomenale e visto che l'ho trovato sia su eBay che su AliExpress e costano una miseria, tipo $1.50, voglio prendere anche gli altri colori che sono tutti tipo dei mortaccini e sono veramente veramente favolosi, perché è davvero un ottimo lip, cioè regge dopo aver mangiato, insomma ne vale per il prezzo che ha, ne vale veramente tanto. Vabbè, mi lascio pure i capelli sciolti perché lavati di ieri fanno già schifo, qualcuno mi ha detto di passare prodotti bio, ma io mi tocco i capelli in continuazione, fra legarli, fra che così ne sopporto. E qualcuno mi ha detto: Camilla, fateli crescere. Io me le sarei sempre fatte crescere. Allora, le rasature laterali mai e poi nella vita, o più o meno non ora. E il resto li ho sempre fatti crescere, a meno che non abbia fatto o trecce o qualsiasi cosa e me l'ha talmente rovinata e l'ho dovuta tagliare. Ma il mio intento comunque era quello di farli crescere. E poi comunque vedi un cesto qua per gli sciolti, è proprio una cosa che, a meno che non siano lunghi, poi ce n'ho pochissimi, vabbè. E quindi sono davvero buoni e mi piacciono. Basta, non ho grandi cose da dirvi, vi volevo semplicemente salutare. Mi sono messa le ciglia finte. Oramai ho capito un po' come si usa questa benedetta duo, che comunque ha un puzzo in verecondo la duo, cioè veramente. E poi raga, costa 9 euro, cioè la colla per ciglia finte della Essence a me mi costava 3 euro. Questa costa 9 rotti euro, cioè, quindi anche se ti dura un mese sono comunque, sì, a me mi sta durando un mese e mezzo e ne ho sprecata in quantità industriale perché comunque dovevo imparare ad usarla, però cioè, sono comunque 9 euro al mese, se non è al mese ogni due mesi, secondo me è un prezzo esagerato, quindi ancora combatterò per sapere e per trovare una ciglia che equivalga a quella della Essence. E basta, bimbe, non ho più grandi cose da dirvi. C'ho una sete immane. Che cacchio ho mangiato per farmi tutta sta sete? Se mangiavo la pasta col pesce, mi babbo è un cuoco numero uno. E di secondo, l'anatra. Quindi non si dovrebbe essere mangiato grandi cose che dovevano darmi tutta sta sete. Però devo dire che ultimamente ho tantissima sete. Bevo veramente, veramente tanto. Ho visto un video di Infinito, non so se lo seguite. E praticamente parlava di 10 ragazze, 10 modelle di Instagram. Perché ora ci sono le modelle di Instagram e le modelle di una... Le modelle, insomma, avete capito, no? Che cacchio ne so, quelle sono tutte persone o la maggior parte donne che non sono riuscite a entrare nel regno, lo sentite come parlo, nel mondo della moda, e sono riuscita ad entrare a fare comunque le modelle tramite Instagram. Qualcuna c'ha il suo brand, insomma, fanno diversi quattrini. Come vedete, poi va a finire che questi social possono essere d'aiuto, comunque possono anche far sì che una persona faccia un lavoro tutto suo. Io mi ricordo che quando facevo la modella, io per un annetto, per chi non lo sapesse, ho posato per foto. Io principalmente venivo scelta per i tatuaggi, ero entrata anche a far parte delle Suicide Girl, non ero entrata, però avevo fatto un ce la posso fare?
un set, un book fotografico per entrare a far parte delle Suicide Girl, ma comunque le Suicide Girl sono porcone. Cioè anche il set che ho fatto io era un po' spinto, non hai roba fra le gambe, quindi vibratori, roba così, ma comunque c'hai gambe larghe, sei nuda, quindi c'è. È per quello che poi l'ho fatto, perché comunque conoscevo il fotografo, era stato bravissimo, era un ragazzo veramente in gamba e mi ha fatto veramente delle belle foto. E fra parentesi, sono le ho su Facebook con il cappellino con le corna, quelle che ho messo lì sono quelle più caste, e da lì poi ho deciso di non pubblicarle, perché a me piaceva fare la modella comunque anche di nudo, perché comunque prendevi... Io all'inizio, allora io quando ho cominciato avevo un set al giorno, riuscivo a fare un book, un set, uno shooting al giorno, e anche se mettete uno shooting sono 50 euro due ore, cioè io al lavoro vero prendo 7 euro all'ora, sono 14 euro due ore, quindi mettete il conto che 50 euro ogni due ore, un book, uno shooting al giorno, e a mettersi veramente sotto, se io mi mettevo sotto, sono convinta ci avrei fatto dei bei soldi. Quindi lo shooting di nudo ti veniva a costare di più, perché erano 150 euro. Però ecco, ho delle bellissime foto, dei bellissimi book di questo, e quindi sono contenta. Però, ecco, non fa per me. Cioè è un lavoro che sì, mi potrebbe piacere, però al punto che poi tutte le, anche le Suicide Girl, la più importante che Harry Hay, insomma ce n'è tante, però tutte comunque fanno foto un po' più spinte, nel senso gambe aperte, cioè spinte di questo, non porno, però a me non piace, quindi cioè, non mi sentirei a mio agio, non mi sento così porcona, ma non mi ci sento, e quindi se non ti ci senti la foto poi nemmeno viene bene, no? Però ecco, sono convinta che se mi fossi impegnata veramente anche lì avrei potuto farci un bel lavoro, anche perché ora come ora uno se le deve reinventare i lavori, no? Cioè se te veramente vuoi inventarti un lavoro che comunque ti faccia guadagnare o che ti faccia ti mantenga, quello che è, devi naturalmente anche aguzzare l'ingegno, insomma, voglio dire, anche la youtuber stessa, che se veramente vuole vivere con YouTube, ragazzi, vivere con YouTube, far di YouTube un lavoro, vuol dire prendere, secondo me, io quello che dico secondo me, sui 1000 euro al mese. Cioè se te non arrivi a prendere quella cifra sei una youtuber normalissima, come ce ne sono tante, come per adesso sono io e come secondo me sono tante altre che dicano che fanno il loro lavoro ma non prendono più di 1000 euro al mese. Vabbè, ci devi mettere prodotti e ti regalano e tutto, però un lavoro, quello ti deve permettere di... Poi vabbè, la maggior parte delle youtuber non hanno affitto da pagare, non hanno... e quello gli vuol dire tanto. Cioè se stai a casa con i tuoi e ti prendi i tuoi 700 euro al mese con YouTube, più tutti i prodotti, più, cioè insomma. Comunque io è per questo che adesso ho intenzione di aguzzare l'ingegno. Quando uscirò voglio veramente fare qualcosa che mi piace. Ho lavorato tanto come host e non è che non mi piace, attenzione, però è un lavoro impegnativo sia di testa che di fisico. E mi piace, ma è molto più stancante lavorare con i colleghi, perché finché ho lavorato in domiciliare era una pacchia. Poi quando vai a lavorare, che purtroppo non avevo la partita IVA, quando vai al lavoro in una casa di riposo, cioè comunque più che le persone anziane, cioè te devi veramente avere a che fare con i colleghi ed è davvero difficile. Quindi tutta la vita così, io poi va a fine che fu un omicidio o qualcosa. Quindi voglio veramente fare un lavoro che mi piace, un lavoro che arrivo alla sera con il sorriso, e questo deve essere, perché bisogna lavorare una vita e non ho intenzione di essere una repressa del cazzo che lavora tanto per lavorare. Quindi mi darò da fare in questo periodo che devo pensare, e se qualcuno di voi ha dei suggerimenti sono ben accetti. Ho ridetto anche di fare la modella, perché comunque anche se non è solo quello il tuo lavoro e riesci ad incastrarlo in un po' di tutto, io ho fatto l'insegnante di make-up per l'istruzione, ma io c'era un periodo che mi sono dato molto da fare, uscita dalla scuola di estetista, facevo quello, facevo le foto, facevo un sacco di cose, e quindi arrivavo comunque ad avere il mio stipendio buono perché ne facevo tante, ma era tutto un avanti e indietro, un su in giù, cioè veramente ero
sballottolata da tutte le parti. Comunque, basta, perché altrimenti sto vlogmas diventa lunghissimo. E quindi niente, io vi mando un grande bacione e non vi adesso allego più niente, perché comunque è già lungotto come vlogmas, e vediamo se poi vi faccio il vlogmas delle feste proprio. Questo coso mi esce, porca troia. Io vi mando un grande bacione, fate brave, spippeggiate poco, ciao love.